Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Come avevo anticipato dalle stories Instagram, oggi continueremo con il restyle di Ultraviolet, anche se le cose non stanno andando esattamente come sarebbero dovute andare. Infatti questa sarebbe dovuta essere l'ultima puntata e quindi la conclusione di tutto il restyling, però il mio falegname è sparito, quindi non so se ha fatto o non ha fatto i pezzi che gli ho commissionato. Quindi oggi ho deciso di continuare con il restyle e semplicemente andare ad aggiungere tutte le componenti che ho acquistato e che ancora sono nascoste in camera mia e che ancora non avete visto. Quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vedere di cosa sto parlando. Ed eccoci qui ragazzi, questo è il computer che sicuramente avrete visto nello scorso video. Ragazzi, è uscito davvero una bomba. E qui abbiamo un paio di aggiornamenti che andremo a fare oggi. Come vedete abbiamo delle Audio Engine 2 Plus, sono dei monitor da studio veramente pazzeschi. La scatoletta che vedete sopra sono dei piedistalli per tenerlo in posizione. E qui abbiamo delle Nanoleaf, che non è nient'altro che un aggiornamento di queste Nanoleaf qui sopra, che oggi andremo anche a cambiare forma. Infatti questa è l'ultima volta che le vedrete così. Secondo me la nuova forma è davvero molto figa. Come vedete la scrivania è ancora un po' tutto un casino, ma oggi andremo a sistemare tutto, aspettando ovviamente che il falegname si rianimi, o si riprenda, insomma, o si faccia vivo, ecco. Allora, direi di iniziare dalle Nanoleaf. Questi sono tre pannelli aggiuntivi alle Nanoleaf già presenti sulla mia parete. Quindi adesso andremo a fare una specie di timelapse, o comunque, visto che sono solo, devo inventarmi un sistema per registrare il video, e comunque vedrete che quando sarà finito, secondo me, sarà davvero molto più figo di così. Allora, direi di iniziare con un breve unboxing e vediamo cosa c'è qui dentro, oltre ai tre pannelli, ovviamente. Quindi apriamo così con il coltello, niente, rischio sempre di sfasciare tutto. All right, ovviamente qui abbiamo i tre pacchettini, i tre triangolini, anzi 1, 2, 3, eccoli qua. Oh, sono bene incelofanati. Ok, 1, 2 e 3, e qui mi sa che abbiamo un po' di eccolo qua, di adesivo, che ci viene sempre utile, e queste sono le linguette che permettono di connettere i vari pannelli. Non c'è nient'altro. Vi ricordo che questo piccolo aggiornamento è costato più o meno 60 euro, quindi ogni volta che andremo a comprare tre pannelli saranno 60 euro da aggiungere ai 220 delle starter kit, diciamo, quello che si comincia. Allora ragazzi, prima di iniziare a spostare tutti i vari pannelli, voglio farvi vedere dal cellulare come dovrebbe venire il lavoro finito. Questa è l'applicazione di Nanoleaf e questo è praticamente il disegno una volta finito. Perché ho scelto questo disegno? Perché come vedete questa punta qui sotto sarebbe questa qui spostata qui in mezzo, e come vedete diventerà perfettamente simmetrica con il mio setup. Una delle cose che mi hanno sempre rimproverato delle Nanoleaf rispetto al setup è che erano troppo spostate a destra, ma come vedrete alla fine del lavoro oggi sarà perfettamente centrale. Quindi adesso andiamo subito a metterci al lavoro. Signore e signori, ladies and gentlemen, ecco qui le Nanoleaf sistemate a dovere. Come vedete adesso sono molto più centrali al mio setup. Vediamo se funzionano. 3, 2, 1. Uè, che ficata. Pazzesco.
Molto molto soddisfatto. Ora devo sistemare un po' le luci perché probabilmente saranno da regolare un attimo, ma come vedete lavoro riuscito. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono più adesso o più prima. Bene ragazzi, come vedete le Nano Leaf sono in posizione e devo dire che il risultato finale è davvero tanta roba. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ora andiamo ad effettuare un veloce unboxing dei nuovi speaker e dopo andiamo subito a montarli perché non vedo l'ora di provarli, che fa pure rima. Andiamo! Andiamo ad effettuare questo velocissimo unboxing perché poi ragazzi dobbiamo sistemare tutti i cavi della scrivania e soprattutto mettere in posizione il tutto. Come vedete qui abbiamo dei panni con probabilmente dentro dei cavi, sicuramente sì, qui abbiamo il cavo USB, qui abbiamo ok corrente e altra roba, vabbè non ci interessa, arriviamo subito alla parte interessante. Wow, date un'occhiata come arrivano, questa sì che roba di classe. Prima di farvi vedere gli speaker vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Questi sono praticamente due rialzi per tenere entrambi gli speaker diciamo che puntano la faccia. Ragazzi, ho un leggero problema nell'aprire le scatole. Ok. Oh, caspita, sono più piccoli di quanto pensavo. Ok, non ci interessa. Ed eccoli qui. Quindi uno andrà qui e l'altro andrà di qui. Ora andiamo a vedere le casse. Ricordiamo che sono delle Audio Engine 2 Plus. Come vedete sono bianche, visto che il case è bianco ho deciso di prendere qualcos'altro dello stesso colore. Facciamo piano che non andiamo a distruggere tutto, perché non so se lo sapete ma sono abbastanza costose. Però come vedete, wow, apriamo anche questa giusto per averle entrambe. Ok, wow, certo che ogni cassa chiusa con questo pannetto, tanta roba. Come vedete le casse sono piccolissime, andranno così in posizione su questo rialzo e la peculiarità di queste casse è proprio il fatto che hanno una specie di scheda audio integrata. Come vedete qui hanno un'entrata USB, questo è il volume che accende pure le casse, un'entrata e un'uscita analogica e questa è l'uscita che andrà a collegarsi all'altra cassa. Ora direi di montare tutto e andarla a provare. E dopo questo veloce unboxing adesso andiamo a sistemare tutte quante le periferiche e i cavi della scrivania, che non sono proprio pochi. Alcuni sono riuscito ad eliminarli, ma altri sono ancora lì sotto, come potete vedere. Ragazzi, finalmente ho di nuovo il mio setup, anche se tutto quello che avete visto fino adesso è praticamente provvisorio, quindi dovrò rismontare tutto, rifare tutto da capo. Però sono riuscito a farvi vedere le nuove Nano Leaf e i nuovi speaker che suonano davvero una bomba. Nell'ultimo video andrò a applicare queste cose che deve darmi il falegname e vi farò vedere una per una tutte le nuove periferiche e magari anche qualcos'altro che forse non vi ho detto. In ogni caso ragazzi, anche per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e seguitemi su Instagram dove posto quotidianamente e soprattutto faccio quattro chiacchiere con voi. Io sono Enrico 4K, questo è il mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao!